Giornata super interessante ieri in Senato, tra l'altro inframmezzata da questo momento a sorpresa. Ricordate che ieri, proprio in questo podcast, avevo parlato di un fulmine a ciel sereno riferendomi alla sentenza di condanna che aveva colpito Patrick Zaki. Ebbene, poi in aula, poche ore dopo, è arrivato un altro fulmine a ciel sereno, l'agenzia, la notizia che a Patrick Zaki era stata concessa la grazia dal presidente Al-Sisi, momento di grandissima commozione. E poi, a parte questo, abbiamo avuto votazioni molto interessanti, in particolare una su un provvedimento estremamente controverso, quello sulla cosiddetta carne sintetica. E insomma, è proprio della giornata di ieri in Senato che voglio parlarvi oggi, che è il 20 luglio 2023. Io sono Ivan Scalfarotto, questa è la versione di Ivan e noi andiamo a incominciare. Io sono Ivan Scalfarotto e questa è la versione di Ivan, una storia ogni giorno, da lunedì al venerdì, rigorosamente dal mio punto di vista. Come succede spesso durante la settimana, mi piace utilizzare il podcast anche per raccontarvi un po' quello che accade in aula, in commissione, durante i lavori parlamentari. Quelle che sono le votazioni, gli esiti, appunto dei voti vi arrivano comunque tramite i giornali. Però, insomma, mi piace utilizzare il podcast anche per darvi un po' uno spaccato di vita parlamentare, perché poi, la vita del Parlamento non è fatta soltanto di votazioni, ma ci sono dinamiche, ci sono sorprese alle volte che vale la pena di riferirvi, come per esempio quella enorme di ieri mattina. Eravamo presi dalle nostre discussioni, dal dibattito di aula ordinario, quando improvvisamente è arrivata questa agenzia che è stata raccolta immediatamente dal nostro collega del Partito Democratico Filippo Sensi, che è sempre attentissimo a queste cose, che ha chiesto la parola alla presidenza per comunicare all'aula quello che l'agenzia diceva, e cioè che il presidente egiziano Al-Sisi aveva dato la grazia a Patrick Zaki. È stato un momento, devo dire, molto bello, c'è stato un applauso, l'aula si è levata in piedi e poi tutti sono intervenuti, tutti i gruppi, ciascuno per commentare il fatto e anche per esprimere la soddisfazione per questa brutta avventura che finalmente si concludeva. Per il nostro gruppo sono intervenuto io e quello che ho voluto dire è appunto che c'era questa grande soddisfazione per un fatto che a stretto rigore formale riguardava in fondo l'Egitto soltanto. Si trattava di un cittadino egiziano davanti alla giustizia egiziana, ma era evidente che la figura di Patrick Zaki era diventata per l'Italia importantissima. Quel ragazzo è stato adottato dal nostro paese, dalla sua università, da tutta una comunità nazionale ed è chiaro che le sue sorti riguardavano direttamente anche i rapporti tra Italia ed Egitto. E ho voluto riconoscere il merito al governo di aver portato a casa questo risultato, a questo governo, e non soltanto perché è chiaro che poi qui c'è un'opera importante, probabilmente dei servizi segreti e sicuramente anche della Farnesina, dei nostri diplomatici, che qualsiasi sia il governo in carica fanno sempre un lavoro straordinario. Io li conosco e posso dirlo con certezza e per questo ho voluto ringraziare l'ambasciatore italiano al Cairo, Michele Quaroni, e il suo team, che sono sicurissimo abbiano lavorato giorno e notte per arrivare a questo risultato. Quello che però ho voluto sottolineare è che in nessun modo si deve pensare che la conclusione felice del caso Zaki e anche le modalità con le quali si è conclusa, perché Zaki non è stato restituito all'Italia così, è stato prima condannato, quindi l'Egitto ha voluto segnare un punto e poi è stato graziato. Quindi è chiaro che plasticamente il regime egiziano ha voluto dare un segnale molto chiaro di aver scelto prima di tutto di affermare il principio e poi di derogare a un principio, quindi di fare veramente un passo verso l'Italia, quasi come a voler maturare un credito. E si sa che spesso i crediti vengono utilizzati per essere compensati con dei debiti. E quindi quello che ho detto in aula è: attenzione, non si pensi che la vicenda di Zaki, che si conclude bene, va a esaurire la richiesta di giustizia per Giulio Regeni, perché così non può essere, perché
Bisogna ricordare che la vicenda di Regeni è bloccata per una norma procedurale giusta, e cioè che gli atti di imputazione vanno notificati agli imputati, però il processo Regeni è fermo perché il governo egiziano impedisce sostanzialmente che gli atti della Procura di Roma siano notificati a coloro che sono accusati di aver ucciso Giulio Regeni. Quindi c'è bisogno che l'Egitto continui a collaborare, c'è bisogno che il governo dica: bene, siamo sulla strada giusta, è stato fatto tutto ciò che era necessario per Patrick Zaki, adesso bisogna concludere anche il caso di Regeni. Perché la tentazione di dire tutto è a posto, abbiamo, come dire, uno a uno e palla al centro, capisco che sia fortissima, perché con l'Egitto abbiamo dei grandi dossier da risolvere, però insomma le cose non si possono chiudere così. C'è un'altra questione di cui voglio raccontarvi, alla quale devo dire non ho dato una grande pubblicità e non lo farò, però vale la pena di raccontarlo almeno a voi che mi seguite con questa costanza tutti i giorni, perché ieri c'è stato un altro momento importante, che è stata la votazione su questa legge del governo che va a vietare l'uso della cosiddetta carne sintetica o carne coltivata. È una carne che viene sostanzialmente prodotta in laboratorio attraverso un meccanismo simile a quello delle cellule staminali, cioè sono cellule che vengono coltivate e dalla cellula si fa partire la costruzione del tessuto muscolare che poi rappresenta appunto la carne che si mangia. È un prodotto che in Europa non è ancora disponibile, però è stato già autorizzato negli Stati Uniti, siamo nella fase della ricerca e il governo ha voluto scrivere una legge che vieta la commercializzazione di questo prodotto, anche se il prodotto ancora non esiste. Di fatto, nel vietare questo prodotto si scoraggia grandemente la ricerca su quel prodotto, perché nessuno fa ricerca se poi il prodotto finale non può essere commercializzato, questo è molto chiaro. Ed è anche molto chiaro che si tratta di una norma manifesto, perché il giorno in cui l'Europa dovesse decidere che quella carne può essere venduta in Europa, l'Italia non potrebbe impedirlo, perché qui siamo nel mercato unico e quindi il mercato è uno soltanto. Se l'Europa dice che un prodotto si può vendere, si vende, punto e basta. E il nostro gruppo per la prima volta si è spaccato in due, nel senso che Azione ha deciso di astenersi perché mancava, a dir loro, una clausola, un emendamento, una norma che proteggesse appunto la ricerca, mentre Italia Viva ha deciso di privilegiare la tutela delle produzioni di qualità italiane e quindi ha deciso che avremmo votato a favore del provvedimento. Io devo dire la verità, diciamo così, non avevamo avuto occasione di poterne discutere in precedenza, purtroppo, e ho deciso e ho comunicato al gruppo che io avrei preferito non votare, nel senso che non volevo votare in difformità dal gruppo, perché non mi sembrava il caso. Io sono uomo di squadra e quindi spesso prendo iniziative personali, ma insomma le condivido, c'è tempo per discuterne, come è successo per la mia proposta di legge sulla GPA. In questo caso non c'era questa possibilità e a me sembrava comunque scorretto che Italia Viva, che per mia, diciamo, per come la intendo io, è il partito per l'innovazione per eccellenza, si frapponesse al progresso tecnologico. Ecco, io penso che noi dovremmo essere sempre dal lato della modernità, del progresso e anche del mercato, per cui io penso che le produzioni di qualità si tutelano con la qualità, non con i divieti. Il Made in Italy ha ancora tanto successo nel mondo, nonostante i numerosi tentativi di imitazione, perché il Made in Italy è qualitativamente forte di suo e quindi non ha bisogno di vietare il resto, si difende da solo. E così, come sapete, io anche non tollero particolarmente che lo Stato entri nelle nostre vite private, così che, per esempio, non amo l'idea che lo Stato decida cosa io possa, cosa noi possiamo o non possiamo mangiare. Quindi questa è stata la mia posizione ieri su questo tema così controverso, volevo che lo sapeste, anche se non voglio fare una gran cassa di questa vicenda, però mi faceva piacere che gli ascoltatori del mio podcast sapessero qual è in questo caso la versione di Ivan. Io mi fermo qui, noi ci sentiamo domani.
La versione di Ivan è un podcast di Ivan Scalfarotto ispirato all'omonimo libro edito dalla Nave di Teseo.